Un focolaio all'interno del reparto ha messo in seria difficoltà la terapia intensiva dell'ospedale Vittorio Emanuele, già duramente provata da queste settimane di impennata dei ricoveri. Già nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato con le immagini dall'interno e con le testimonianze di medici e infermieri il momento di grande pressione che stava vivendo la rianimazione gelese, fino all'altro ieri sera, unico reparto Covid dell'intera provincia, prima della riapertura di quello del Sant'Elia, dove ad oggi c'è ricoverata un'unica paziente. A Gela invece il reparto continua a essere pieno e nelle ultime ore la situazione è diventata ancora più complessa. Il primario, due medici, altrettanti infermieri e un operatore OSA in servizio in quella che è la prima linea contro il Covid, sono risultati positivi. Praticamente il contagio ha ridotto ai minimi termini il personale impegnato in terapia intensiva. Una situazione che ha messo a rischio la continuità assistenziale per i 7 pazienti presenti e che ha costretto il personale a un risultato positivo agli ennesimi straordinari. Proprio per questo motivo il reparto di Gela verrà temporaneamente chiuso e a partire dalle 14 di oggi i pazienti ricoverati al Vittorio Emanuele verranno trasferiti al Sant'Elia di Caltanissetta, dove in queste ore, oltre al reparto già riaperto, che conta 8 posti, si sta provvedendo all'attivazione di un nuovo modulo di 20 posti letto di rianimazione, come conferma il direttore generale dell'ASPA, Alessandro Caltagirone. Noi abbiamo messo in piedi un sistema sufficientemente flessibile. Per la terapia intensiva abbiamo 3 moduli da poter attivare. Sono uno di 8 posti a Gela, e 2 a Caltanissetta, uno di 8 e uno di 20. Considerato che il numero di ricoverati complessivi in provincia è pari a 9, e avendo le problematiche sul personale dell'anestesia e della rianimazione di Gela, diciamo i nuovi contagiati, stiamo oggi pomeriggio effettueremo i trasferimenti per attivare il modulo di 20 posti. A quel punto le forze si uniranno in un unico modulo e riusciremo a gestire fino a 20 pazienti. Ci sentiamo di tranquillizzare tutta la popolazione perché con questi 3 moduli abbastanza flessibili siamo sempre in grado, anche in momenti di crisi come questo in cui il personale si è contagiato, di poter dare l'offerta sanitaria giusta. In questo momento verrà attivato il modulo di 20 posti con 9 pazienti ricoverati, quindi ancora una capacità abbastanza corposa, però ovviamente contiamo in una riduzione dei ricoveri e quindi nel ripristino di condizioni migliori. Una situazione di emergenza che per molti però doveva essere prevista, come sottolinea la deputata grillina Chetti Damante, che da mesi segnala i presunti problemi di gestione dell'emergenza da parte di ASP. La nostra terapia intensiva è inservibile e quindi l'hanno chiusa e noi gelesi sempre e comunque siamo sempre pronti a dare, facciamo parte di un bacino provinciale e quando ci chiamano noi diamo sempre. Quando invece noi abbiamo bisogno, Caltanissetta ci abbandona sempre e comunque. Infatti hanno chiuso il reparto, non hanno previsto di portare anche dei medici in soccorso al nostro reparto, ma hanno deciso di farla chiudere e aprire dall'altra parte. Aprire un reparto che fino a qualche giorno fa, ricordo a tutti, era chiuso e tutto era a carico dell'ospedale Vittorio Emanuele. La deputata Grillina poi manda un messaggio all'assessore alla sanità Ruggero Razza, più volte sollecitato dalla Damante ad attenzionare i problemi dell'ospedale gelese. Da più di un anno e mezzo che chiedo all'assessore Razza, insieme alla Direzione Generale Strategica, di venire a toccare con mano, insieme a noi, le condizioni dell'ospedale Vittorio Emanuele. E loro ancora non sono venuti, neanche in occasione della commissione speciale che si è tenuta qui in ARS per l'emergenza e la disorganizzazione. Purtroppo le carenze strutturali del nostro ospedale Vittorio Emanuele. Io ancora aspetto a Razza che venga a dire a Gela cosa si può fare per il nostro ospedale.